Ben trovati, ben ritrovati amici del gusto relativo, siamo con Anna Bernardelli dell'azienda Conte Collalto. Si occupa Io mi occupo del commerciale, in particolar modo del commerciale Italia. Benissimo. Scopriamo un po' l'azienda Conte Collalto con Anna, ci racconti in maniera così sintetica cos'è l'azienda, qual è l'idea dell'azienda e poi andremo a degustare i vini che c'è. Allora, azienda, riassumere brevemente l'azienda, un'azienda storica e secolare come la nostra è un po' difficile, comunque diciamo, i punti salienti sono questi. Noi facciamo parte della DOCG, con gli Aldo Biadene, quindi una denominazione, un'area ben definita e anche molto celebre, fortuna nostra, e in quanto la maggior produzione è fatta proprio in un secolo come gli Aldo Biadene, anche se in realtà possediamo 150 ettari di vigneti, di cui più o meno un centinaio abitati a Prosecchio, ma il restante abitati comunque con altissime, tantissime varietà, da vitigni internazionali a vitigni autoctoni, per noi molto importanti, fondamentali. Azienda che riconosce le sue prime testimonianze scritte di produzione di vini nel 1958, per cui, per quello dicevo, una storia millenaria veramente, miliardi di emozioni, un po' sono trovate anche scritto. Ci troviamo vicino a Conegliano, a Susegana, ai piedi del castello di San Salvatore. Abbiamo conosciuto un'altra azienda, forse Andaro, di Susegana, certo. Abbiamo recensita in collaborazione con la nostra vicina, tra virgolette, esatto. Prego. Noi appunto siamo a Susegana, vicino a Conegliano, ai piedi del castello di San Salvatore, che è sempre di proprietà appunto della principessa Isabella Collalto, che è l'attuale proprietaria dell'azienda, insieme al figlio Emanuele. Dicevamo appunto una produzione più o meno di 850.000 bottiglie annue, per cui come si può ben pensare dalle proporzioni, 150 ettari di vigneto, 850.000 bottiglie non sono poi molte, ma in realtà questo è il nostro punto di forza, fare della nostra produzione una produzione di elite, comunque di uve scientissime, quindi tantissima selezione alla base per avere appunto il prodotto migliore possibile, imbottigliamenti fatti costanti molto spesso per avere un prodotto sempre fresco. Bene, allora io penso che possiamo iniziare a degustare i vini che ci hai scelto di presentare qui. Certamente. Oggi. Servo io. Certo. Allora, io inizierei con uno dei nostri prodotti di eccellenza, il nostro, il migliore fra i nostri prosecchi con gli Aldo Biadene, che è lo spumante Brut, quindi DOCG, 100% Maglera, 11 grammi litro e 11 gradi di alcol e 11/12 grammi litro di residuo zuccherino. Non ti eri sbagliata comunque. No, infatti, c'erano dei numeri che mi combaciavano in effetti. Erano, diciamo, perfettamente esatto. In linea anche dal punto di vista zuccherino. Quindi stiamo degustando un prosecco, siamo nel Veneto, siamo nella terra di Conegliano di Valdobbiadene, in una delle, diciamo, più conosciute di OCG italiane, sicuramente una bollicina tra le più esportate al mondo e possiamo sicuramente cominciare a osservare questo vino che presenta delle caratteristiche interessanti come il perlage dal punto molto di vista fine come perlage. Assolutamente fine e persistente, devo dire. Cominciamo anche a un'analisi, diciamo, parziale se vogliamo, o sintetica meglio dire, dal punto di vista olfattivo. È sicuramente quello che ci viene di più identificabile al naso è questa consistenza, questo sentore fruttato che richiama sicuramente frutti verdi, mela verde ovviamente è l'icona del prosecco. Ma qui è particolarmente sensibile, si sente molto bene. Sono perfettamente d'accordo. Sicuramente in bocca quello che avevamo detto prima sul perlage, sulla bollicina, è il fatto che sia fine e persistente, in bocca viene perfettamente allineato, nel senso che la bocca accoglie la bollicina e più che altro la bollicina si fa accogliere in maniera fine, persistente,
scusate, ed elegante, e sicuramente questa sostenuta acidità e leggerissima sapidità rendono il vino molto piacevole da bere, e soprattutto essendo molto, come diceva Nicola, può essere abbinato a qualsiasi cosa. Dire, è quasi un vino universale, diciamo, nel suo genere. Possiamo passare al secondo vino, certo, in degustazione. Allora, qui abbiamo una delle nostre riserve, il Vinci Guerra Primo Colli di Conegliano Rosso di OCG come denominazione, quindi è un borgolese, diciamo che la sua struttura è principalmente Cabernet e Merlot in percentuali variabili e un affinamento molto lungo e molto laborioso, perché comunque quanti mesi? Allora, in totale diciamo 3 mesi di pruno, 18 mesi abbondanti di botte da 40 ettolitri in Rona di Slavonia e almeno un altro anno in Montiglia. Perché questo, per esempio, che adesso siamo adesso è un anno del 2010. Perfetto. Cominciamo a degustare questa di OCG. Sicuramente qui le parti più interessanti sono la parte erbacea, la parte speziata, una punta di boisé, un'altra punta di... sicuramente un'altra punta, diciamo, di qualcosa di più morbido, come una vaniglia, come una... un sentore quasi più burroso, direi, però... assolutamente al palato, ha questa nota vanigliata. Esatto. Si conferma sicuramente quello che avevamo detto al naso, anche al palato, un tannino fine, elegantissimo, che si comporta in maniera molto precisa e anche molto elegante su tutte le parti della bocca, sia sulle parti dure che sulle parti morbide, penso alle gengive, penso alla lingua, penso al palato, che hanno caratteristiche molto differenti. E sicuramente la parte morbida risulta una caratteristica piuttosto gradevole e sia di sostegno ma che di rilassamento, rilassatezza, chiamiamola così come preferisce, del vino. Io direi che possiamo anche questo concludere. Abbiamo assaggiato meglio. Esatto, possiamo anche concludere. Io la ringrazio, un grazie saluto a voi. Lei, un bocca al lupo per l'azienda. Grazie. E dal gusto a relativo. Voi.